Il tuo bollo in scadenza? Hai dimenticato di pagarlo e non sai come fare? Non trovi più la ricevuta di un vecchio pagamento? Hai bisogno di assistenza per esenzione o condizioni particolari? Non preoccuparti, entra nell'agenzia Daga e togliti il pensiero. Avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno per evitare sorprese. E in più per te, assicurazioni, pratiche auto e moto, certificati vari, rinnovo e duplicato patente, albo trasporto merci, revisioni e assicurazioni d'epoca. Ci trovi in via Madonna delle Grazie 180 a Santa Maria la Carità o al numero 081 870 6182 o allo 081 870 1097. Grandi giochi per piccoli giocatori. Dove? Da Fantasie di Antonio Procida, dove assortimento e qualità non hanno eguali. Bambini, prima di scegliere, venite da Fantasie, la casa dei balocchi più bella che ci sia. Tutto quello che desiderate, ma proprio tutto e altro ancora. Fantasie e giocattoli lo trovate in via Tavernola 152 a Castellammare di Stabia. Ami la buona cucina? Vuoi festeggiare un evento in particolare? Vuoi gustare una squisita pizza, un panuozzo, una cena di terra e di pesce? Abbiamo noi il posto giusto per te. Vieni a trovarci al ristorante Al Focolare di Enzo Baiano per il tuo wedding con la specialità delle specialità. Il piano bar ricco di divertimento di Patrick e Lello nel loro live show. Il ristorante Al Focolare è sempre il luogo giusto. Vieni a trovarci in via San Rocco 307-309 a Marano di Napoli. Idee, passione e impegno costante sono la nostra forza. Tanta esperienza nel settore dei casalinghi e la continua espansione della nostra attività. Il vostro assortimento di articoli delle marche di maggior prestigio e la certezza di offrirvi i prezzi più competitivi. Questa è la migliore garanzia per i vostri acquisti. Vieni da Folli Manie, in via Petraro 93 e Castellammare di Stabia. La Juve Stabia perde il derby con l'Avellino a Nusco. Noi siamo in compagnia del mister della Beretti dell'Avellino, Paolo Carpentieri. Mister, innanzitutto complimenti. Grazie, grazie vivissimi. Mister, una partita che si era messa male sotto di un gol, poi subito la reazione, il gol di Pizzi, allo scadere poi in contropiede è arrivato il gol del 2-1. Una vittoria importante, un Avellino fanalino di coda che comunque non merita, visto il gioco espresso oggi, quella posizione. Io ti ringrazio di tutto, delle belle parole che hai detto sulla mia squadra, posso dire altrettanto della Juve Stabia, una grande e bella squadra. Abbiamo preso le misure subito dopo il primo gol, si è fatto tutto il possibile per chiudere i varchi, perché i tagli che facevano sempre e incostantemente la Juve Stabia, ci siamo riusciti. Poi il pallone all'ultimo ci ha dato questa gioia di vincere la partita. È una partita che era, diciamo, in bilico sempre, o da una parte o dall'altra. Una partita importante per la Juve Stabia, ci si giocava i playoff, l'accesso comunque ai playoff, anche perché il Pisa ha vinto contro la Lupa Roma, quindi era un risultato importante la vittoria oggi per le Vespette. I playoff sono andati, un vero peccato, però vi facciamo comunque i complimenti a voi. Allora, io a me dispiace per i ragazzi, però il senso sportivo è la prima cosa. Dispiace per la Juve Stabia, che hanno giocato realmente la partita per vincerla, ma noi siamo stati là, non siamo l'Avellino del girone di andata, ma è cambiato molto nella mia squadra. I ragazzi sono cresciuti, purtroppo è andato così e mi dispiace per la Juve Stabia, ma cercheremo anche di fare il nostro campionato. Ci dovete capire, certo, è una situazione un po' assurda la nostra, venivano ragazzi da tutte le scuole calcio, ho dovuto assimilare un grande lavoro che adesso stiamo riprendendo un po' i frutti. Mister, a noi piace entrare un po' nei meandri degli spogliatoi, e allora io le chiedo, anche perché noi non abbiamo capito nel corso della radiocronaca la sostituzione di Sersante, a noi sembrava davvero in palla il ragazzo, problema fisico probabilmente. Ha avuto un problema fisico, già aveva un problema al ginocchio durante la settimana, ha avuto un'altra botta allo stesso punto, e quindi l'ho dovuto per forza, diciamo, sostituire.